Ciao a tutti, mia bella gente! Oggi vi vorrei fare notare che è l'ultimo video prima dell'uscita della mia canzone. Quindi vi aspetto tutti quanti il giorno 1 dicembre alle 2 e un quarto su questo canale per vedere e commentare insieme la premiere della mia song. Ti vedo, tu non sei iscritto. Fallo subito, non vorrei mica perderti la mia figuraccia in diretta YouTube. Che ansia, ragazzi! Stamattina mi sono svegliata con una mania da casalinga disperata convulsiva, quindi ho iniziato a rassettare tutto il mio armadio e ho trovato tutte le mie parrucche. Da qui è nata la mia challenge di oggi, ovvero stare 24 ore con una parrucca diversa. E guardate qui che armamentario di parrucche, di ogni colore, di ogni tipo e ogni lunghezza. Ok, sembra che mi sia accapigliata con un sacco di ragazze. Chiudo gli occhi e scelgo così. Ah, d'indovinello, questa qui l'ho pescata, rossa, wow! Iniziamo con una giornata super fiammante. E adesso vado a mettere questa ragnatela in testa. Voilà! Al contrario! Ma che? Ragazzi, sono la copia venuta male di Jessica Rabbit. Io non pettino neanche i miei capelli e sto pettinando una parrucca. Geniale, ragazzi. Direi che sono pronta per andare a fare colazione. Che ne dite? Una bustina del mio tè preferito, ovvero arancia e cannella. E voilà, la colazione è servita. Ragazzi, vorrei farvi notare una cosa. Questo tavolino richiudibile è messo proprio davanti alla finestra. Quindi in questo momento i miei vicini di casa stanno vedendo tipo una Winx che fa colazione. Bella scelta quella di non mettere le tende. Me la sono presa bella comoda per fare colazione e quindi è già scattata un'ora. Il che significa che posso togliere questa parrucca super accesa per metterne un'altra altrettanto psichedelica. Ragazzi, il mio gatto non è d'accordo a tutto ciò. Vabbè, è una challenge. No, niente ragazzi, proprio non le va giù. Va bene, togliamo questa roba. Oh, guardate, ho già un segno qui. Cioè, a fine serata praticamente avrò la testa mozzata stile Frankenstein. E sopra il mio meraviglioso calzino da ladro professionista vado a mettere l'altra parrucca. Se ci riesco, come si fa? Ok, sono una ladybug dei poveri. Magari aggiustiamo queste frangettine giusto per non essere così orribilante. Oh mio Dio, sembra che abbia una scodella in testa. Con questo cerchiettino siamo passati dalla principessa Ariel a Biancaneve con un barattolo di vernice in testa che va a fare le faccende per i suoi amati amici nanetti. Certo, potreste darmi una mano anziché starvene lì impalati a guardare. Ah! Credo proprio che i miei vicini di casa siano sempre più sconvolti nel vedere una tizia con i capelli blu e una videocamera che stende i vestiti. Fateci l'abitudine, sono stramba, lo so! Ragazzi, è appena uscita la mia vicina di casa che mi ha salutata. Che figuraccia! Oh, ma che mi fate fare? Dopo essermi fatta scomunicare dalla mia vicina di casa, ho deciso di indossare questa parrucca bionda fashion decisamente più sobria. Che però, in mezzo a tutto questo rosa, mi fa sembrare tanto Barbie. Ragazzi, perché no? Mi è venuta l'idea di fare un TikTok a tema Barbie. Lo devo fare per forza. Ovviamente ho scelto un set tutto rosa e adesso si inizia. E via, prima faccio una bella statuina. Adesso salutiamo Ken. Mi devo un po' studiare le movenze di Barbie che si muove un po' come un robotino. Bim, 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 bim. Ho appena finito il TikTok e credo che sia davvero uno dei più belli che abbia mai fatto, quindi andate tutti quanti su TikTok a vederlo e ditemi cosa ne pensate. Non è un capolavoro? Bene, adesso lascerò questa mia acconciatura da aurora per chissà cos'altro. Capelli arcobaleno per il mio pranzettino. Certo, un unicorno che mangia pasta al salmone, beh, fa un po' impressione. I cavalli a quanto pare oggi hanno smesso di essere vegetariani. Ma che ci posso fare? È troppo buona questa pasta. Ragazzi, sto rotolando. Ho mangiato un sacco. E si sa, pancia piena vuole riposo. Ecco perché mi sbivaccherò sul mio divano. Voilà.
Che meraviglia, ragazzi! Lasciatemi qui tutta la giornata! Bella vita, vero Audrey? Beh, ragazzi, lei fa questo tutto il giorno. Che invidia! Comunque, devo dire che mi piacciono un sacco questi video in cui posso poltrire senza sentirmi in colpa. Ah, che bello! Facciamoci un pisolino! Oh, pisolino un corno, ragazzi! Il mio catto orologio dice che è ora di cambiare parrucca. Via questi capelli! Ah! Mi sto strappando anche i miei, no! Addio relax, perché alla fine mi sono messa a lavorare al computer con questi capelli che mi stanno solleticando tutto il collo. Infatti non me ne vogliate, ma proverò ad attaccarli. Sì, faccio due codine, che dite? Uno qui. Ok, adesso sembro tipo una Spice Girl. A qualcosa che vi riguarda, però per ora non vi posso dire niente. È un altro progetto super top secret. Nel frattempo vedete un gatto che sale. Ragazzi, eccola all'azione, guardatela. Non lo sta facendo, si sta arrampicando sulla porta. Ma come si è messa? Intanto Fufi vuole farle concorrenza. Ah! Oh mio Dio, è impazzita, ragazzi! È sulla porta, guardate! No, vabbè, ma che fai? Scendi! Ma come la prendo questa qui? Mi fa morire di paura! Scendi! Se cadi ti fai male! Proverò a chiudere piano piano la porta, così capisce che deve tornare indietro. Oh, cadrà per terra? Beh, lo scopriremo. No, vabbè, la stavo decapitando! Vabbè, scusate, cerco di fare scendere questo gatto. Ah! Ragazzi! Ce l'ho! L'ho presa! Salvataggio compiuto! Capelli lilla per andare a fare la doccia! Sì, ragazzi, sono le 7:30 e a quest'ora di solito vado a darmi una bella lavatina. Via i calzini e andiamo! Non posso crederci, lo sto facendo! L'ho fatto, ragazzi! Ho fatto la doccia con i capelli lilla! Non mi entra il cappuccio. Wow. Comunque così sembro tipo la versione fasulla di Barbie. Non lo so, tipo Tania. Ok, visto che al momento sono un po' indecente, vado a vestirmi. Sono le 9:30, ho già cenato e come vedete fuori è buio pesto. Ho messo questa parrucca nera come la notte per il mio relax serale, che in genere dedico a rispondere ai vostri messaggi su Instagram. Se non ci credete, beh, provare per credere. Seguitemi sul mio profilo Instagram, mandatemi un messaggino e quando posso vi risponderò. Guardo anche tutti gli edit delle fanpage. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarvi perché siete meravigliose. Mettiamo un cuoricino. Ragazzi, a forza di cambiare parrucca mi sono diventati i capelli bianchi. Ho scelto questa parrucca per guardare un po' di TV e poi andare a dormire. Sì, ragazzi, ho intenzione pure di fare questo. Se pensate che con questa challenge me lo sia meritato, lasciatemi un bel pollicione in alto. Vado a guardare un film e noi ci rivediamo al prossimo video, che sarà la mia canzone. Ciao!